Entriamo nella storia degli impianti di Pambeago e entriamo in questa storia con un testimone d'eccezione che è Bruno Zeni, tra i soci fondatori e primo direttore di questa società. Sono passati tanti anni, avete scommesso su Pambeago, possiamo dire che avete anche vinto questa scommessa. Sì, oggi come oggi possiamo proprio dire che la scommessa l'abbiamo vinta. Non è stato molto facile perché di competenti da noi ce n'erano pochi. Abbiamo usato il naso, quello che era l'esperienza della montagna, per inventare le cose, il minimo necessario per poter dare vita a Pambeago, consapevoli che questo poteva avere un ristorno economico per la nostra terra. Dobbiamo anche dire, Bruno, che c'è stata una evoluzione sul piano, per esempio, tecnologico per quanto riguarda gli impianti e poi l'evoluzione dello sci in questi 50 anni. Naturalmente abbiamo una pagina di storia che ha avuto una velocità pari a quella della luce, potremmo dire, no? Ogni anno una novità, che quindi era anche difficoltoso far fronte, stare al passo, ecco, con questo ritmo. A quei tempi c'erano poche ditte che costruivano impianti di risalita. C'era il Grapper di Trento, c'era la Nascivera di Rovereto, il Leitner di Vipiteno. Abbiamo fatto l'asta della costruzione degli impianti e la migliore offerta sembrava quella di Nascivera di Rovereto, anche perché aveva delle notevoli innovazioni rispetto ai tradizionali impianti che si realizzavano a quei tempi. Erano le prime seggiovie biposto, che prima non ce n'erano, credo a livello italiano. C'era l'azionamento a corrente continua, che era un'innovazione perché avevamo con questo tipo di tecnologia elettrica, elettronica, un'innovazione per la velocità dell'impianto, perché anziché avere solo la velocità di partenza, quella di esercizio, si poteva avere con questo sistema la velocità graduale con un potenziometro da 0 ai 2,5 metri al secondo che poteva raggiungere l'impianto con gli sci ai piedi.